La qualità dell'aria è un fattore molto importante per il benessere dei cittadini e la protezione dell'ambiente. Nel nostro territorio, la presenza di Alpi e Appennini determina condizioni meteorologiche che ostacolano la dispersione degli inquinanti e ne favoriscono l'accumulo al suolo. Qual è il ruolo dell'ozono nell'inquinamento atmosferico? L'ozono è un gas che si forma naturalmente nella stratosfera, dove costituisce una indispensabile barriera protettiva nei confronti delle radiazioni ultraviolette generate dal Sole. Il cosiddetto buco dell'ozono è l'assottigliamento di questo strato di ozono stratosferico a causa dei gas inquinanti prodotti dalle attività antropiche. Nella troposfera, invece, l'ozono si forma a seguito di reazioni chimiche favorite dalle alte temperature e dal forte irraggiamento solare ed è dannoso per la salute umana e per la vegetazione. Per effetto dei movimenti e dei rimescolamenti delle masse d'aria che trasportano i suoi precursori, si può formare anche a distanza di tempo ed in luoghi lontani dalle fonti di inquinamento primario, tipicamente lungo la fascia prealpina ed alpina, dove le brezze pomeridiane trasportano i precursori prodotti nella pianura. L'ozono troposferico, essendo un forte ossidante, è in grado di attaccare tessuti e mucose, provocando irritazione agli occhi e alla gola, tosse e riduzione della funzionalità polmonare. La maggior parte di questi effetti è generalmente a breve termine e scompare con il cessare dell'esposizione ad elevati livelli di ozono. Le categorie di persone maggiormente sensibili all'ozono, bambini ed anziani, dovrebbero rispettare alcune semplici regole di comportamento, come ad esempio limitare l'esposizione e le attività all'aria aperta nelle ore di maggiore insolazione e seguire una dieta ricca di sostanze antiossidanti. L'ozono e gli ossidanti fotochimici in generale possono inoltre provocare danni alla vegetazione, riducendo la crescita delle piante e intaccandone gravemente le foglie. Per ridurre l'inquinamento da ozono, quindi, è necessario contenere le emissioni dei suoi precursori, riducendo l'uso di veicoli privati e cercando di preferire uno stile di guida virtuoso, così come scegliendo vernici ad acqua, diminuendo l'uso di solventi e, infine, evitando l'accensione di fuochi. ARPA Lombardia, per informare il cittadino, rende disponibili sul proprio sito i dati dell'andamento dell'ozono, monitorati quotidianamente dalla rete regionale di rilevamento.